e succedeva che la propaganda fascista diceva che i comunisti in Spagna hanno sventrato delle suore violentate, tutte queste cose. Perciò quando si parlava di comunismo, per me, che non avevo poi mai conosciuto, non è che fossero stati simpatici, in poche parole. Poi, cosa è successo? Quando eravamo verso il 40, il 1943, che la guerra incominciava già a far parlare, con la ritirata dell'Unione Sovietica, la ritirata con il Nord Africa, bombardamenti, eccetera. Poi si era praticamente nella primavera del 1943, cominciati le sciopere alle Reggiane, ma non nel mio reparto, in attrezzeria, che sono stati arrestati, dei miei amici anche. Di lì ho cominciato a riflettere, proprio ho fatto un esame di coscienza, ma cosa ho fatto io? Stare lì a lavorare giorno e notte per aumentare la produzione, per fare la guerra, e dopo che la guerra serve per uccidere la gente. Mi ero proprio stato sconvolto. Da quel momento ho cercato di prendere contatto con, diciamo così, gli antifascisti, ma non c'era niente da fare, questo è il problema. Tant'è vero che ero andato a Sassuolo, che c'era un mio amico che era malato, che sapevo che era un antifascista, ma eravamo già nell'estate del coso, del 43, che pensavo che mi desse una mano per entrare nel movimento. No, io sono antifascista, però non è che si è organizzato. Poi, e c'era un altro compagno del mio reparto, un certo Grassi Armand di Gattaglio, che era abbastanza amico, e l'ho detto, io voglio entrare insomma, nel movimento così. E l'ho convinto, mi ha messo contatto con un certo Corradini, l'ho saputo poi dopo la guerra, che si chiamava Corradini, che era uno di Cavazzoli. Ecco. E lì è cominciato praticamente a fare qualcosa nella clandestinità. Ma lì subito ho fatto poco. Cioè, abbiamo cominciato invece dopo la caduta di Mussolini e l'8 settembre. Dopo lì veramente si cominciava, andato a disposizione, andare a cercare delle armi. Tant'è vero che con l'8 settembre io abitavo a 500 metri dalla ferrovia. Noi andavamo, in alcuni di noi, quasi tutta la regione cattolica, andavamo sulla ferrovia a far rallentare i treni che arrivassero alla Reggio dove c'era del militare. E loro, i militari, scendevano dal treno e poi il treno riprendeva, li portavamo in canonica. Alcuni li abbiamo vestiti con i vestiti di borghese, alcuni li abbiamo vestiti da prete, io vestito da chierico perché avevo loro è già 19 anni, però non li sottravo di meno. Li portavo, mi ricordo, ho portato un certo Catellani che lavorava anche alla Reggiana, anche lui, l'ho portato fino a casa, a Sesso, ma anche altri, fino a Rivalta, quelle zone lì, poi dopo magari andavano da soli. E allora abbiamo lavorato intensamente per fare questo tipo di lavoro. Beh, io, siccome avevo l'esonero da militare, io poi ho continuato a lavorare alle Reggiane sino a dicembre, quando mi è arrivata un'altra cartolina per partire e l'esonero me l'hanno ritirato. Però so che i tedeschi sono andati subito ad occupare i punti nevralgici della città, il municipio, lì la caserma Zucchi, la Cialdini dove c'è la questura adesso, e allora poi hanno fatto dei saccheggi anche i tedeschi. Mi ricordo che, insomma, che mia moglie abitava a Coviolo, la Roncina, e c'erano i tedeschi proprio nel suo cortile, sono arrivati là con delle galline, conigli, eccetera, e ridevano quando hanno arrestato i soldati che si sono arresi, eccetera. Da notare che l'8 settembre i tedeschi hanno praticamente arrestato oltre 600.000 soldati e mandati in Germania, in poche parole.